Continuano gli appuntamenti di Aracne Editrice allo stand di 10 del Salone Internazionale del Libro di Torino. Sono in compagnia oggi della dottoressa Luciana Lastella, laureata in psicologia, iscritta all'Albo Psicologi della Lombardia con abilitazione alla psicoterapia e alla psicanalisi, ma laureata anche in economia e filosofia. Lei ha avuto modo di collaborare nella sua carriera con Carlo Viganò. Ecco, dottoressa, ci vuole spiegare chi era Carlo Viganò? Carlo Viganò era sicuramente prima di tutto un grande uomo, un professionista, uno psichiatra e una persona, un professionista a 360 gradi, una persona che amava la multidisciplinarietà, amava dalla fisica alla filosofia, ma proprio nell'entratura della medicina. Non dimentichiamo che lui è un medico psichiatra che ha lavorato 15 anni con Lacan, quindi a Parigi lui andava e incontrava Lacan e ha portato molto del lacanesimo in Italia, iscritto alla scuola lacaniana a cui ha dato moltissimo come nei suoi incarichi che ha avuto, ma soprattutto una persona aperta a tutte le discipline che occupano, a tutti gli autori che occupano la mente, da Bion alla Klein, quindi era una persona che era aperta al dialogo. E lei ha avuto la fortuna di lavorare con Carlo Viganò anche nella stesura di questo volume, appunto Dopo il manicomio. Questo è un volume importante perché per Aracne Editrice inaugura una collana che si chiama Inconscio e Società. Ecco, ci vuole parlare di questa collana, di quali sono gli scopi alla base che poi ne hanno portato alla nascita? Questa collana fortemente voluta da Carlo, appunto scomparso prematuramente, è una collana che proprio è la base per il pensiero scientifico proprio della psicoterapia, della psicanalisi, ma è aperto non soltanto all'ambito strettamente lacaniano o psicoanalitico, ma vuole essere aperta anche scientificamente ad altre posizioni sempre professionali sulla psichiatria e la psicanalisi. In particolare Inconscio e Società, Dopo il manicomio, è un libro molto importante perché nasce appunto ancora dalla legge Basaglia che chiudeva i manicomi e chiaramente Carlo con l'Università di Milano e con il professor Freni ha tenuto dei seminari annuali in cui venivano discussi dei casi, ma la cosa importante di questo libro, che questo libro mette in evidenza, di questi seminari, che è importante il lavoro che fa uno psicologo, uno psicoterapeuta per il suo paziente, ma la cosa più importante è l'equipe che c'è dietro, perché queste persone hanno molte volte lo psichiatra che dà i farmaci, lo psicoterapeuta che li segue in un lavoro analitico, hanno una comunità a volte se vengono dalla tossicodipendenza, diversamente se sono schizofrenici o in tante situazioni. L'importante è che tutta l'equipe si ritrovi, perché il lavoro che può fare uno psicologo o uno psicoterapeuta affiancato dal lavoro che fa uno psichiatra o dal lavoro dell'equipe sicuramente pone anche il soggetto non solo in una dimensione diversa, ma nella possibilità di aiutarlo in tanti spunti. E questo libro appunto è utile a chi si laurea in psichiatria, questi seminari erano aperti anche a psicologi e psicoterapeuti per il discorso della psichiatria e della psicodinamica, proprio perché presentano dei casi all'interno del testo che possono essere soggettivamente fatti meglio o fatti peggio, ma quello che è importante è il lavoro che poi ne nasceva dopo nell'evidenziare proprio l'importanza dell'equipe che lavora dietro un paziente. Ecco, quello che mi colpiva era proprio la peculiarità del volume, la divisione, la struttura
struttura in tante sezioni, proprio la casistica specifica che poi cerca in qualche modo di approfondire la singola tematica. Certamente, perché il caso evidenzia alcuni tipi di cose, però poi ecco, nelle varie lezioni venivano approfonditi, non so, si dava spazio al transfer piuttosto che altre cose importanti che la persona che un domani dovrà lavorare proprio con dei pazienti, è importante che abbia un tirocinio dove magari gli può essere anche venuto raccontato un caso, e da questo caso che viene riportato uno può apprendere da un'esperienza sia i limiti che le cose importanti che poi vengono riprese nella teoria. La collana Inconscio e Società, di cui appunto lei è membro del comitato scientifico, presenta due sezioni. Una sezione di studi, di cui parlavamo appunto del primo volume, dopo il manicomio. Abbiamo anche il secondo volume, che è di recente pubblicazione, che è il glossario lacaniano di Carlo Viganò, a cura di Angelo Villa. Quest'altro volume invece ha differenti peculiarità. Quali sono? Innanzitutto non esiste un glossario lacaniano, quindi questo è il primo glossario che Carlo con tanto amore ha curato. Questo proprio esprime anche il suo rapporto bellissimo che ha avuto con Lacan e quanto da lui ha preso. È un testo che è fatto anche qui di lezioni che Carlo ha tenuto su diversi temi, proprio per aiutare chi si approccia alla teoria lacaniana, che appunto di cui alcune tematiche non sono semplici. Diciamo, non è un dizionario lacaniano, ma proprio un glossario, quindi ci sono alcuni termini che sono stati scelti. Logicamente Carlo è morto prematuramente e sicuramente questo testo lui l'avrebbe voluto fare sicuramente in modo più peculiare, più diverso, però noi abbiamo raccolto proprio tutto il suo sapere che lui raccoglieva anche in maniera informatica per poterlo inserire in un testo. E Angelo Villa è una persona che ha lavorato tantissimo con Carlo, era un amico molto importante di Carlo e ha raccolto tutti questi termini per il glossario, e siamo contenti che il secondo anno e che proprio in occasione della Fiera del Libro il testo ha trovato una sua ubicazione. Sicuramente ne faremo probabilmente delle altre presentazioni anche per l'università o per le scuole che hanno delle persone che si diventano psicoterapeuti o quant'altro. Prima accennava proprio a questa raccolta del materiale che Carlo Viganò insomma aveva lasciato. Qual è stata questa la sua personale esperienza proprio nel continuare questo lavoro che era già stato iniziato, insomma nel portarlo avanti? Diciamo che c'è un entusiasmo perché la voce di Carlo, che traspare anche dai testi, per chi l'ha conosciuto può rievocarne la voce, è una cosa molto bella, perché ripeto, lui era una persona aperta alla multidisciplinarità, aperta al dialogo, e il fatto di avere delle cose da lui scritte, delle cose fatte con lui, in qualche modo ci stimola ad avere sempre forza nel portare avanti come faceva lui questa ricerca, che deve essere multidisciplinare. Ecco, io sono psicologa e psicoterapeuta iscritta all'albo, venivo da scuole diverse, eppure mi ha dato la possibilità di entrare con anche consigli specifici di testi, a cominciare a pensare al pensiero lacaniano, quindi a trarne le cose importanti, e diciamo che queste sue lezioni che lui portava nell'università o in altri contesti dove lui è stato sono di viva attualità e comunque ci aiutano comunque a crescere. Ricordiamo anche che comunque Carlo, pur essendo una persona a livelli altissimi, conosciuta a livello mondiale, che ha partecipato di molte cose, appunto come anche il suo rapporto con Lacan, che è stato importantissimo ed esclusivo, tanto da fondare una scuola lacaniana e di approcciarci per tanti anni, lui però era anche pronto verso gli ultimi, aveva lavorato per la Caritas, lavorava anche a Como con una comunità, e diciamo anche che lui favoriva anche dei contatti o dei lavori anche a volte gratuitamente non retribuiti, proprio per quest'amore per il prossimo. E la collana Inconscio e Società sì, riguarda l'inconscio, riguarda appunto delle parti di noi che magari sono interne, di difficile
provocazione, ma anche la società, perché la società è aperta, è una società che vive, e quindi nel seguire questo suo approccio, ecco, oltre ad esserci questa emozione, c'è proprio come dire, un compito che lui ci ha lasciato, proprio perché è importante la soggettività di ognuno, e le persone che si avvicinano a noi hanno bisogno di cogliere loro stessi e di colmare alcune lacune, ma per vivere, ecco, quindi penso che questo sia importante. E io devo dire che questo è un aspetto che tra l'altro traspare molto dalla lettura di tutti quanti i volumi. Parlavamo di approccio multidisciplinare, proprio per questo nella collana sono presenti due sezioni. La prima sezione a cui ci siamo riferiti finora è la sezione di studi, che presenta questi due volumi, però abbiamo altri due volumi nella collana, nella sezione poetica. Appunto, come mai un approccio differente all'interno della stessa collana? Ecco, diciamo che la collana, la poietica che abbiamo inserito in questa collana Inconscio Società, che ha questa parte scientifica e quest'altra parte poetica, è proprio perché è importante il linguaggio della poesia, il linguaggio dell'aforisma, e sono linguaggi che non sono scientifici in sé per sé, perché esprimono determinati concetti, ma proprio perché attraverso la poesia c'è questa creatività e c'è l'arte che è in ognuno di noi, e quindi è bello che questa collana abbia una parte anche creativa, e che non è soggetta proprio soltanto a un discorso scientifico ipertestuale, o comunque invece lasci spazio a un linguaggio diverso, il linguaggio della poesia. Poi ognuno che legge un aforisma, come anche quelli bellissimi che ci ha lasciato Carlo, lo legge con la sua interiorità, e quindi quando lo rilegge può darsi che in un momento diverso ne coglie degli altri aspetti, quindi secondo me è una cosa interessante. All'interno di questa sezione quindi abbiamo finora questi due volumi, gli aforismi di Carlo, appunto a cura di Luciana La Stella, e Sussurri e grida di Virnessa Woolf, e però questo non esclude che ci siano nuovi progetti, così come so che ci sono, insomma, in cantiere. Per quali sono i prossimi progetti? Ci può accennare qualcosa, dottoressa? Ma pensavo di mettere ancora nella collana di poietica un altro testo che va dalla filosofia, un testo estetico, alla filosofia, alla pittura. Ma anche un'apertura magari anche all'internazionalizzazione? Senz'altro, sì, quindi per esempio è stato interessante ieri incontrare un altro autore e quindi pensare magari che anche i nostri testi, intanto come per esempio anche il glossario lacaniano, possa essere tradotto magari anche in inglese, perché è un testo che anche amici di Carlo che lavorano all'estero si approcciavano a lui, quindi potrebbe essere interessante. Però sicuramente anche accogliere testi magari scritti anche da altri professionisti, altri professori che insegnano in altre università, che possono riguardare sempre la psicanalisi, la psicoterapia o appunto cose scientifiche, che possono entrare in questa collana proprio per un'apertura, perché diciamo che la multidisciplinarità è una cosa interessante, anche il pensiero, come ci insegnava Carlo, si può aprire, e ogni sapere, ogni autore ha cose da insegnarci tutti i giorni. Condivido. E dunque, ci troviamo all'interno del contesto del Salone Internazionale del Libro. Lei ha avuto modo di essere presente qui con noi per chiacchierare e per parlare appunto con i lettori sulla collana. Qual è stata la sua impressione in questa mattinata che ha trascorso con noi? Lei crede che iniziative di questo tipo possano contribuire alla diffusione della lettura, del pensiero scientifico? Io ritengo sicuramente di sì. Per esempio, da alcune persone che sono fermate in questo stand, il fatto esempio della novità del glossario lacaniano è stata una cosa che ha colpito molto. Però ecco, ritengo che in un momento come questo, dove purtroppo il libro, proprio per problemi economici, congiunturali, le persone hanno difficoltà a comprarlo, il fatto di venire in fiera, di poter avere la possibilità di vedere anche piccoli editori, ma con collane importanti, ecco, per esempio Aracne è presente nella parte scientifica, ma è presente anche
anche con tanti testi per ragazzi. Secondo me è una cosa che favorisce anche il dialogo, perché una persona può venire, può essere interessata a un testo scientifico, però magari subito si può approcciare a un altro testo e quindi cogliere degli aspetti. Purtroppo, diversamente magari da altri anni, quest'anno sicuramente la crisi ha colpito, quindi ci sono meno persone magari disposte ad acquistare, però molte persone disposte magari andare a prendere il libro dal sito o poter prendere un ebook, quindi ci sono, Aracne è abbastanza modernissima da questo punto di vista, quindi il fatto di poter acquistare anche in modo diverso dà ancora una possibilità di conoscere, di... Lei lo ha ricordato, lo ricordo anch'io ai nostri lettori a casa, che possono acquistare ovviamente tutti i volumi della collana Inconscio e Società, della sezione studi e la sezione poetica, sul sito www.aracneeditrice.it, sia in formato cartaceo che in formato digitale. Io ringrazio molto la dottoressa Luciana Lastella, perché è stata gentilissima per la disponibilità a collaborare con Aracne Editrice, e come sempre ha dimostrato grande serietà, competenza e professionalità. Le do appuntamento al prossimo evento, alla prossima presentazione. Grazie ancora per essere stata con noi. Grazie anche agli spettatori di Aracne Editrice Web TV.